REMAR è un'organizzazione non governativa per lo sviluppo internazionale senza scopo di lucro. In quanto tale, l'associazione ottiene fondi necessari per il suo sostentamento dal contributo libero di cittadini, aziende ed occasionalmente da parte del governo, ma principalmente dal proprio lavoro e dallo sviluppo delle aziende solidali. Il lavoro dell'associazione è reso possibile dai molti volontari coinvolti, i quali sono per la maggioranza persone che hanno vissuto in prima persona un percorso di recupero e quindi sono essi stessi testimonianza dell'efficacia del lavoro svolto dall'associazione. REMAR offre aiuto per persone vittime di alcolismo, tossicodipendenza, sfratti, maltrattamenti, abusi sessuali, problemi familiari e tante altre simili problematiche. L'associazione ONG REMAR ha l'obiettivo di recuperare gli emarginati, offrendo loro la possibilità di essere ospitati nelle loro case. Quanto all'accesso e alla successiva permanenza in esse, è libera, senza alcun vincolo. REMAR Internazionale, pur essendo una ONG nata in Spagna, opera oggi in diversi paesi dell'America Latina e di Africa. La sua attività è stata riconosciuta in molti di questi paesi dai governi locali e centrali, come anche da organizzazioni internazionali. L'opera REMAR nei paesi in via di sviluppo si pone diversi obiettivi, tra cui il recupero di emarginati, vittime di tossicodipendenza ed alcolismo, abbandono paterno e materno, abuso sessuale, abbandono scolastico, orfanezza, vedovanza. Lo scopo in molti di questi paesi è quello di insegnare un mestiere con attività lavorative, quali centri di raccolta di materiale metallico, produzione di detersivi, tappezzeria, lavorazione del legno e del metallo, servizi di trasloco, autolavaggio ed altre attività che favoriscono il reinserimento. Il lavoro della REMAR è incentrato sulla persona e in quanto tale non si limita al solo recupero e il reinserimento della persona stessa, ma al miglioramento di ogni suo aspetto sociale. Molti progetti intrapresi da REMAR nei paesi in via di sviluppo mirano alla scolarizzazione dei bambini, ritenendo questo un passo necessario ed inevitabile per migliorare la qualità della vita ed assicurare lo sviluppo a lungo termine. REMAR costruisce e gestisce scuole in Africa e in America Latina. Oltre alla formazione scolastica, REMAR offre laboratori appositamente ideati per la formazione al mondo del lavoro. In questa maniera si garantisce al bambino la possibilità di imparare un mestiere. Una grande lotta umanitaria è quella di garantire assistenza medica nei paesi in via di sviluppo con maggiori bisogni. Per esempio, in Burkina Faso, REMAR gestisce centri medici che si concentrano ad aiutare donne in gravidanza fino al parto. Questo impegno aiuta a ridurre significativamente l'elevato numero di morte tra le donne incinte, durante la gravidanza come anche durante il parto. L'opera di aiuto umanitario nell'ambito della salute è uno dei compiti più importanti dell'organizzazione REMAR. La nostra porta è aperta a tutti coloro che richiedono il nostro aiuto. La testimonianza dell'operato di REMAR parla del grande successo di questa associazione, che opera in 67 paesi diversi, e quanto descritto finora è visibile e risaputo a chiunque interessato alla diffusione della verità e alla ricerca della giustizia. Ringraziamo Dio per il suo aiuto, senza il quale non avremmo mai potuto realizzare tutto questo.